cominciamo oggi a dimostrare, oggi siamo su 13, la prossima sarà invece nel Salento, nella diffusione del culto, e poi la terza è una grossa sorpresa che vi faremo, che non ve la voglio dire, però per non togliere la questa è la famosa faccia di San Coloso, parlerà del mondo di questo, ne parlerà a Mario. Un importantissimo autore dei nostri diocesi che è il giudice di Simone, è stato uno dei grandi menti dei cesi, che alla fine dell'Ottocento e la prima parte del Novecento ha rivoluzionato, possiamo usare il termine, la storiografia anglicana. E De Simone è stato veramente un posto che legge in originale il testo di De Simone, vi posso garantire che è una faticaccia, riuscire pure a capire perché parecchi membri sono obsoleti, si può rendere conto dell'impegno, soprattutto l'impegno scientifico, che come insegnò tantissimi anni fa Benedetto Vedere, che è grande che tutti conosciamo, se vedete che le leggende sono una cosa, le storie sono un'altra, però io se non ho il documento, se non vado negli archivi, se non trovo le carte, non credo, solo quando ho riscontro materiale, poi credo a ciò che mi si dice. Lui è un archeologo delle carte, i nostri archeologi che ci hanno mostrato una legge che certamente 20 anni fa, 10 anni fa non conoscevamo. E mi piace un appuntino che fa così De Simone, perché studia poi anche tutti gli autori che cosa leggesi, perché c'è il tizio legge che parecchi non sanno di cosa parlano, dicano cose e soprattutto si appiglino a che è scritto in un antico libro. Ora noi siamo dietro gli antichi libri, per virgolette il concetto di antico del libro è molto limitato, perché se sono a stampa lo deve essere e comunque già ci sono sempre stati quelli che hanno copiato, quelli che hanno raccontato tale e ogni tanto ce li incontriamo e De Simone scrive a proposito di un acronimo di legge e poi anche ricordate i titoli che davano i libri, il titolo è l'istoria della città di Lecce su figura, stato gentile della città di Lecce dal principio della sua antichissima fondazione sino al tempo che venne sotto il dominio della Repubblica Romana che durò da 1000 anni. Nel contempo adorò sempre i titoli sotto il dominio dei suoi propri re. Secondo, stato quale si illuminata da Dio per mezzo dei suoi 3.000 apostoli, giusto, orologio e fortunato, abbracciò attraverso la legge cristiana, nella quale sempre vissuta sino al tempo presente, senza marca alcuna di eresia né in fulmine né in particolare. Questo è solo il titolo di questo antico manoscritto, sul quale De Simone totalmente scrive, è un grosso manoscritto, infatti, pieno tempo di sciocchezze. Perché poi bisogna andare a vedere che De Simone per questo è il gran maestro. E veniamo avanti, questo signore lo conoscete tutti quanti, è Nerone. Nerone, che muore il 9 giugno del 98, del Paradosi del 68 e ha Nerone subentra praticamente il Papa con la stessa data del suicidio di Nerone. Il 26 agosto del 69 e questo è il nostro Santo Alonso decollato. E vediamo a Sant'Oronzo. Sant'Oronzo, vi sono riscontri storici
sull'esistenza di un nome, non morto in verità, non vi è punto in verità, però noi abbiamo un di Roma del 1981 con il quale Tancredi, conte di Lecce, re di Sicilia, dona al casale di Appio questo suo padre di Recati, e come confine citata una via, una guerra attraversando un monsum che va a terminare verso est, in effetti, dove la zona di Quattro Pinte si chiamava allora così, si continua a chiamare per mille anni così. Abbiamo un documento ancora più antico che del 1985, nel 1982, che è pubblicato nella storia di San Pietro in Germania, dove Roberto Baraccio, il duca Roberto Baraccio, cede al monastero di San Lorenzo di Odessa la chiesa di San Fioronzi di Taranto, chiesa che secondo il documento delle reti di Napolini attivi, che dovrebbe essere abolito l'opus del padre San Fioronzo all'occidente di Aria, la città di San Fore, e lui all'estero di parte e scrittando in mano del Mar Grande. Quindi anche questa esistenza di questa chiesa scomparsa è anche totalizzata per la della zona verso il Mar Grande. Quindi esisteva una conoscenza di questo Santo Orso, ma nasce la leggenda. Premessa, non è che un santo nasce così, tant'è un giorno ci facciamo nascere un santo, è un periodo di estrema tensione nel regno di Napoli. E Filippo III muore nel 1621, ma continuano l'esplorazione della nostra terra. Era specialmente con una tassa sulle ribellioni. La ribellione comincia a diffondersi e nel 1947 abbiamo Masaniello e ogni giorno di Napoli, che con il pretesto della gabella sulla frutta scatena la ribellione. La ribellione non si ferma da Napoli, ma da Napoli si diffonde nel resto, in Ostuni, Rimini, Taranto, Martina e Narbona. A Lecce si era giocato sul prezzo della farina. Aveva appena cessato il ruolo di preside Don Francesco Fonta di Anova ed era superato una chiesa di Monfi, che da bravo politico, anche allora i politici si comportavano come nel quale senza togliere nulla a nessuno, che mentre prometteva la riduzione delle gabelle, chiamava i forzi di Italia sul legge. E questo è classico, no? Come si prende in giro. E fu mandato il consigliere Giovanni Lucara, personaggio molto arrogante, tanto arrogante che immaginate per arrivare a legge. Disse, quanti poi abbiamo legge? Quindi era già arrivato con un quadro ed una politica di pacificazione ben pronta, ben decisa, per far fuori quanti più che i leggesi fossero. La protesta continuò a crescere, la casa del Rocca Pianola fu invasa, scaramentata nei mobili dalle persone, dalle finestre. Dicono le antiche cronache che si cavò fuori l'urrata frenante, gli tagliarono la testa, la misero sul palo e se la portarono in giro per la città. Leggendo queste cose mi sono detto, ma non è che per caso è da allora che le cessi quelli importanti che fanno politica male solo un pochettino degli insieme di portarli in giro? Beh, è stata una... per un dettaglino. Comunque, il governo riprese in mano la situazione e provvide a archibugiare il 40, molti dei quali anche innocenti, però, già che c'erano, li presero
e li fecero fuori. Intanto, in tutto questo, Thailand è in grandissima intenzione, nel 1956 si aggiunse la peste. Anche ricominciava a scendere anche dalle nostre parti. Il governo, per evitare il panico, cominciò a dire che tutto andava bene, che l'economia, sto scherzando, l'economia andava bene, tutto il resto cominciò a dire che la peste non c'era, che stava tranquillo, che non era nulla di contagioso. Però già allora dovevano liberamente i passaporti interni, perché all'epoca per potersi spostare da una parte a parte della nazione, dello Stato, del Regno, bisognava avere il passaporto interno. Furono fatte le barriere, come giustamente tempo fa, illustrava il sistema di sbarramenti sanitari, legge che poteva già avere gli sbarramenti sanitari, manco nulla, che impedivano le persone di entrare, e ci fu anche un blocco navale. Cioè, non era una cosa semplice, portarono tutto, invece non ebbe la festa. Ci sarebbe da parlare per opera, perché bisognerebbe dire il sistema di articolo alla legge da parte delle navi e dei passeggeri che arrivavano da San Foca e da Roma e da San Catato e che arrivavano a Lazzaretto, perché il Lazzaretto è lì, la chiesa di Santa Maria del Tempio con l'ospedale G, non casualmente, ma perché il punto di arrivo delle due strade che portavano i passeggeri, che già lavorano per carne, non andavano per terra, perché le strade dovevano prendere un po', non è che ce ne fossero tante. E quindi tutte queste barriere permisero invece di sopravvivere. Ma che succede? Che accade un miracolo? Perché? Perché era arrivato da poco tempo a Lecce un gesuita, Domenico Astinia o Sinina, per comunque, è lui, che era stato mandato dalla Calabria a Lecce sotto la cusa di ipocrisia e necromanzia. Siccome lì era un malapreso, siccome in Calabria non riuscivano a trovare niente, pensavano bene di mandarlo per l'inquisizione dal nostro papagone, il vescovo papagone, perché lo esaminasse, lo sottoponesse al processo. E questo veniva dalla Calabria, da un paesino della Calabria, del giorno di cugina, un paesino della Calabria. Io faccio un'ipotesi mia, ma personalmente mia, che lui ben conoscesse il Santo Rosso, perché a Potenza esiste, nel luogo di Potenza c'è tutta una zona che è dedicata a un martire rosso, che è un martire africano. Questo è tale paese, Potenza la Cina, può darsi che già lo conoscesse comunque un martire rosso. Che succede? Che questo Don Domenico, che poi con Mario scherzando racconta, perché quando parliamo di cose che ci divertiamo, nel senso buono del termine, e perché parliamo anche dei culacci del cesso, questo è classico, no? Questo Don Domenico non va bene. Quindi i cessi, da bravi ragazzi, quali erano già allora, non facevano bene. E questo dava il pungere e si divertivano. Ora, Don Domenico, che poi diventò Don Domenico di Santo Rosso, ebbe la visione, che sognò che c'era Santo Rosso sulla luna che fermava la testa. Qui abbiamo il famoso quadro del popolo, poi il prossimo aspetto quadro parlerà con lui. Qui abbiamo invece una classica di Marianna Elmo, quando ho visto un documento del video che ho visto
e che ha un lavoro con i figli di sera, conoscete, no? Allora vediamo come lavorarsi, come vedere. Non è quindi che si vedono i fatti, non so se sull'arrivo, si vedono i figli che sono incontrati, ecco la famosa pandemia, la San Marozzo, che sta sul 2010, e che protegge. Qui siamo sempre a San Marozzo in decisione, e questa è presa da Mario, che è la mappa di Lecce, quando era protetta dalle chiamano in provincia invece il suo bordone marittimo, al centro, sta vedendo il suo bordone, perché questa è una cosa che ha trovato Mario e che me l'ha fatta conoscere ed è molto suggestiva, anche perché dà l'idea di come 500 anni fa non si fosse poi sprovveduti dinanzi a tante emergenze anche sanitarie. Quindi l'entusiasmo per Santo Rosso fu via, molti dichiaravano di averlo visto sulle mura, e addirittura ho visto delle fonti principali che andavano a tante notizie, disse che c'era sentito in cielo una melodia di angeli. Non dobbiamo vedere delle cose con gli occhi scettici nostri moderni, perché non per niente, ma nel 62 sulla Via dei Primi si è creato un enorme complesso in onore della Madonna, dove un vigile urbano conosceva la Battaglia, dove un vigile urbano nel 62 aveva visto c'era un pezzo di muro con una icona, perché è un classico delle nostre campagne, no? Che era rimasto solo questo immagine, aveva visto la luce. Aveva visto la luce, illuminava la Madonna e si era fatto che hanno creato quel sorte di costruzione con un'onore alla Madonna. Quindi dobbiamo andare anche un po' indietro e comprendere che 500 anni fa si era un pochettino più portati verso queste cose. Addirittura c'è un chi ricordò che forse non ce l'ho prima, sì, ce l'ho ancora, ci arrivo dopo, e avevano trovato addirittura cioè che trovato che ci fosse stata una immagine di Santo Rosso sul pilastro del vescovato del 1000, distrutto nel 1118, ricostruito e in esistente, cioè e non più esistente, ma non era il vescovato di Santo Rosso, soprattutto nel 1159. Quindi c'era che si ricordava che in quello del 1100 c'era un'immagine di Santo Rosso su un pilastro. E il Ferrari, altro importantissimo autore di storia, no? Perché crea la poesia paradosso, che non so quanto di giovani sono, per quello che è santissima, ma era tutta un'opera di centinaia di pagine per attestare la divinità di Lecce e tale da meritare il diritto di essere la prima di Capua e di Avesta, non mi ricordo la Capua, Cosenza e avesse diritto di parlare. Per poter parlare, avere questo diritto, mandava la divinità di Lecce. Infatti, ho detto che dice quelle parole sulla vita legge, sui santi, eccetera, come anche parla con un dito meno, posso parlare con la parte di una vecchia conferenza di 3-4 anni fa, quando la raccontava come si creano poi le origini. Quindi dicevo, il Ferrari è una ruota di stare, che poi comunque va tutto scelto, portato a Napoli, mai saputo che fine poi abbia fatto la pensata questo, e dove attestate, avevo visto un'antica che proveniva in carattere non compatibile.
che però non sono la parte di stranamente. E abbiamo, fra le altre, anche una cosa ripetutissima, che nell'entusiasmo generale poi abbiamo i fulmini del momento che si dichiarano discendenti di San Lorenzo, i perdoni, via dei perdoni. Questa è la positiva, la nostra è la nostra in vero. Okay. Allora, questo è San Lorenzo. Quanti di voi che hanno andato via dei perdoni hanno visto questa statua? No, perché siccome sta bella, sta messa bene, mi è stata. Allora, questi furono i nomi dei perdoni, che era una famiglia importantissima del Cesare, che era prestata, diciamo, anche a trovare documenti già nel 1400, al volo si ha proclamato discendente di San Lorenzo. Quindi all'epoca era un titolo di estrema importanza. Tra gli altri poi, i casi della vita, volle proprio la casa si accadesse accanto a sopra per felice, perché se ci riflettiamo, però non potevano sapere che il livello romano fosse di 4 metri più basso, no? Però qui accanto, casa dei Perroni, Iside, teatro romano, anfiteatro, termine, cioè più o meno la zona è quella importante, però era fatto delle sotto di San Lorenzo, non poteva dire quattro. Comunque, lo sto raccontando come, ma è storia, è storia cittadina, come curiosità su come si facesse a fare questi scherzi. L'entusiasmo, logicamente, fu enorme e fu rifatta la porta di Santo Rosso. Quanti di voi conoscono Santo Rosso? Tutti. Con Santo Rosso, io non vedo la porta di Santo Rosso, tutti quanti sapete che porta a Puglia? No. Sì, così, io non lo vedo. Ma perché fu fatta come colonna di Santo Rosso, come porta di Santo Rosso. Infatti, in alto c'è Santo Rosso e poi sotto c'è Sant'Emilio, Sant'Irene. Sant'Irene poeta, già cominciato a regressare, ha cominciato, regressiamo subito dopo, e abbiamo già regressato. E sotto poi, logicamente, il Domeneo, in famiglia, dovevamo dimostrare nel 600 che legge fosse così antica. Questa è la data di ricordo per l'ospedale Lubellus, che pagò, adesso si chiama Lubelli, infatti nella trascrizione che è fatta, addio, fatto italiano perché sennò non si capisce quello che c'è scritto oggi, che c'è una buona direzione. Addio Don Massimo di Bologna, patrono della città di Assisi, che si è rimasto protetto da Legione, Prospero Lubello, la volontà, all'inizio del Cesio, che per cui va a dedicare questo nuovo arco che guarda la e poiché io non guardo la spesa, punto di costruirlo, il robusto e sommoposto di quello antico che era crollato, Cesare Lubello, il sindaco, suocero ed erede, forse la morte prima, del deficiente signore, con consenso unanime del principio di legge, vuole che il mio possa ricordare il nome. Quindi questo era Lubello, oggi si chiamano Lubelli, ma la famiglia nel corso del secolo di capitolo è rimasto colpito dall'albero genealogico, che lui si chiama Lubello, poi Lubello, 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 e se sono Lubelli in sì, è semplice. E fu fatta la colonna. Parlare della colonna di Santo Rosso ci vuole una serata che è talmente lunga, tanto quanto il trasporto che impiegò un anno per arrivare, non c'era la velocità per trasportare, ma tanto è stato più o meno quanto è stato recente, solo per trasportarlo impiegavano un anno.
ci furono ammazzate ovviamente nel 2026, perché sul momento ci preoccupiamo di questo sacco che aveva salvato il Salerno, tutti quanti volevano rimanere nella colonna. C'era questa colonna del 1558, in seguito al punto del mondo, che era rimasta per terra. E fu accettata la colonna della Bianca, dopo passati mesi i primissimi cambiarono l'idea e c'è un l'ordine del vicere di trasportarla. Partito da novembre e arrivava l'estate dopo, perché le stesse rocce erano pesanti, le strade non esisteva tanto fango e quindi mano a mano riuscirono a portarla. Qualche anno fa ci fu una politica divertentissima con il simpaticone Bonanna, il primo signor Tattini, il domenico Caravino, persona molto per bene, che fu costretto sulla spinta di tanti ignoranti quindicini a pretendere dalla produzione del lavoro di San Corso per metterla accanto, ignorando ahimè i poveri che la colonna di San Corso non ha più nulla a che fare con la colonna della Viaggia per il semplice motivo che fu trasformata in ben 60 giorni, perché nella Viaggia si rovinò talmente tanto che molto vennero stringere la notte a fare la bella liscia e quindi avrebbero messo due colonne in una diversa dall'altra, quindi di stimare la ricattoni con l'altra e non ne parliamo più. Ora ci troveremo qua un altro giorno. Sotto la base della colonna ci sono quattro abiti. Quanti le conoscono? Nessuno. La rosa si conosceva. Poi ci sono quattro distinzioni. Per il vero, per più importante, una dice quella colonna che la città di Venezia va tanto sulle origini da Ercole, perché il mio nome dice anche quello. Aveva realizzato un tempo con un rito civile, la sua insegna e tanti oggi un rito religioso, lavora sapendo del primo rosso, affinché quei mani che avevano servito a simboleggiare il dominatore di fiere, soldato significato tra la classe apostoli, col popolo, con corso di eccessi, il trionfatore di un concludere nostro, la peste. Da una parte c'è questo, dall'altra la decorosa prima cristiana, prima vescovo, prima parte di legge della regione dell'Africa, suolo e dall'intera regione salentina la peste, che nell'anno 1656 desolò le province di Italia, il municipio, il popolo recente e l'altro questa volta perché dall'altro di essere lo stesso tipo Ronzio vegliasse le difese dei suoi concittadini e poste di avessero un grande ricordo della loro città, riconosciutissima per la specifica ricevuta nell'anno del patto della Vergine, 1681, sindaco di tutti i portoni di uno Stato. La terza lapide. Prima questa colonna, che una volta era giusto segno della romana ricchezza, e ora è il profeta del contagio vinto e non più quindi la riterrà questa colonna sacra d'Ercole, ma bensì la di Oronzo, non senza significato, ma noi sono il centro. Oronzo Scaglione, primo sindaco che si fregia di questo nome, torneremo, primo sindaco che si fregia del nome di Oronzo. Primo sindaco del nome, ma si è eletto come stato a questa colonna che fu tolta da alto passamento, l'anno di nostra salvezza, quindi il decimo portato. L'ultima facciata al vivo rosso, la colonna del Salento, distrutta la legge strada dell'anno precedente dei fuochi che si accendevano per la festa del santo, il sindaco ci restituì un uomo, Fabrizio, i cittadini, il nuovo e grande innalzato la nuova statua il 16 settembre del 1739. Era accaduto a Matteo Rino che un fuoco d'artificio sparato si è infilato sotto la scena del santo. La statua è una statua investita
chi è rimasto sul fuoco e conduce con le ragazze, guarda, la volta prossima, perché mi racconti anche la storia di questa bella testa di San Paolo sulle parti della Venezia e che affonda. Ora, siamo arrivati a questo punto, ma voglio dire che nelle altre leggi che ho ritrovato le pagine, nel 1924, fu abbattuto l'uomo e quindi la statua, l'immagine del santo si doveva trovare su quell'antico antiche leggende passate, come conto nostro, che è finito sul pilastro del vecchio vescovato con una cappella indicante il culto del solantino. Ora, qui siamo sulla santificazione che cerchiamo e andiamo a chiudere la divina, insomma, padre del cuore di Maria. Andiamo a vedere un pochettino un po' il Santo Rosso, la concretezza di Santo Rosso. Qui ci sono le varie immagini e con questo noi abbiamo una serie di certezze. Questo è il San Pietro del 1527, ossia il San Pietro è, come possiamo dire, la madre del giovane Marmotte quando la sera tutti giù a fare, quindi cioè, il mammale della Chiesa, dove c'è scritto tutto ciò che si deve fare giorno per giorno durante l'anno. Questo è l'unica cosa che esiste ed esiste presso la biblioteca provinciale di Lecce. Io lo vorrei andare a vedere, non so vedere. Ho soltanto fotografato la prima pagina e si è andata a vedere ogni giorno c'è qualcosa. Questo è generale, io dico la pagina 6 di Epifania, 15 San Marco, 16 San Marcello, quindi questo è San Pietro. Santo Rosso non esiste. E se non esiste nel San Pietro del 1526, se ne riuscirà a fare. Diciamo che se ne riuscirà a fare. Questo però è ancora più importante, è la prima pagina del San Pietro di Lecce, dove c'è la protettrice di Lecce di Sant'Erede. Quindi era sicuramente Sant'Erede la protettrice e Santo Rosso non lo conosceva. Abbiamo anche una certezza che non risolve le cose prima della storia del Santo Rosso, invece non c'è nessuno che sta fatta la stessa parte sotto la passamento, dice che il sindaco che lo propose era il primo Oroso nato contro di noi. Andiamo a concludere ricordando che nel 1743 c'è un tremendo terremoto calcolato tra il 9 e il 10 grado della scala di Mercalli. Quindi, secondo la scala di Mercalli, il 12° grado, il grado di totale distruzione della Romagna e anche una pietra. Ora non so se qualcuno di voi che sa fare adesso la scala con il ritmo. Comunque fu una cosa divertentemente, fu la dirigente, fu sotto, proprio sotto un po' dopo l'epoca, diciamo, in quell'area lì, dicono le mie cronache che fu sentito fino a Milano, una botta tremenda e Lecce fu salva. I leccesi bravi mandarono a morire con loro santi. Preso dal Martare al Santo Rosso, sono andato a re e lo invitavano a venire a Lecce, anche perché in concomitanza c'era un'altra questicella che era arrivata da Messina, però non ci avete pensato, da Messina si sollevava verso l'alto, allora i leccesi invitavano il re con la famiglia
viene dall'acqua c'è San Bronzo che deve stare per loro. Il vero che mi trasporta, sposo di spagnolo, sì. E la parte della retta di spagnolo è incisa nel sedile, questo come cronaca. E il terremoto, anno dopo, che portava dell'ora 8.000 abitanti, ne ha ucciso 150. Il rapporto è una bella cosa, non solo, ma è rimasto per piedi soltanto 30 casi. Tutto questo con un braccio al suolo, quindi fortunatamente non ci vediamo bene come mai. Questa è la data geologica che invece del famosissimo De Giorgi, io ne ho una copia originale che mi fu regalata. Thank you.